Warning, attenzione! Le immagini che state per vedere sono state eseguite da un pessimo giocatore di Inazuma Eleven. Non cercate di imitarle. Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 in questo nuovo episodio di Inazuma Eleven Strikers. Riprendiamo da dove abbiamo lasciato ieri, ovvero dalla finale contro la squadra delle ragazze. Come vedete ho fatto qualche cambiamento nella formazione. Ho messo Lancer al posto di Xavier. Ho messo Sean dove era Xavier prima. Intanto Xavier alla fine con Sean non fanno mai nulla, però perché ho tenuto Sean piuttosto che Xavier? La potenza di tiro non è uguale, Xavier è molto più forte, però Sean ha anche una tecnica per rubare il possesso di palla che è molto utile. Ho messo B con Saffrodite e Whitingale in una posizione un po' inusuale, però comunque sia con Afrodite dovrei riuscire a caricare bene, volendo provarci, il grande caos, mentre Axel e Cannon stanno qui. Cannon fa l'ala e Sean comunque sia ha possibilità di alternarsi con Lancer per tirare in porta. Lancer è molto forte. È molto forte, ha lancia micidiale, quindi siamo belli potenti oggi, Contro la squadra femminile, campo nuova Raimon. Dovrebbero essere la squadra della tripla C, però penso che ci sia anche qualcun altro dell'Alius, forse. Ed ecco il calcio d'inizio di un'altra partita. Però non me lo fa vedere, quindi non so proprio dirvi. Ah, c'è anche Nelly! Quindi volendo potremmo anche... Aurelia? Come staff? O come giocatrice della squadra? No, perché se Aurelia è come giocatrice la voglio reclutare a tutti i costi. Principalmente perché è un giocatore forte nel gioco per TS... E non gli è mai stata data la possibilità di brillare, per così dire. Però invece su Inazuma Eleven Ares appunto sta avendo un ruolo importante come manager della nuova Raimon. Aia, ha parato mano insuperabile. Attenzione. Oh, Maddie. Ah, tiro della cometa. Trivella spaziale dovrebbe bastare, vero? Vero? Beh, sì, dai. Il portiere è imbattibile. Quindi abbiamo... Oh, cosa? Cam in difesa o centrocampo? Beh, per essere così avanti dovrebbe essere difensore. Però non ne sono sicuro. Ok, Axel. Ah, non gli ho rimesso... No! No! Volevo tirare con Sean! Il fuoco incrociato! Dato che ci stavo, dico, come posso provarci? No, ragazzi, qualcun altro mi serve. Ecco, bravo Goker! Bravo Goker! Ma stavo passando palla. Ma no! Ma perché? Non addormentarti! Ma stai di a terra, rimane! Ah, ok. No, dai, ma non possono rubare palla così facilmente. Ma non possono. Vabbè. Ci sarebbe Jack più indicato, però. Fuori gioco, e meno male. Pure a loro ogni tanto, Pure a loro ogni tanto, cavolo, la squadra avversaria. E mo che fate? No! Stavo tirando! Andiamo, difesa! Vai! Ma perché? Era lì, l'avevano già lasciato! Posso permettere. Difesa! Questo gioco ti penalizza come non mai. Ecco, ti faccio vedere io ora, bravo! Avevo già lasciato, che fai portiere? No, no! Portiere ha la priorità, devi per forza prendere palla. Qua, stampata in faccia proprio, Sul serio? Sul serio? Il portiere l'ha parata! Sì! Vai! Sarà che è forte sta squadra? Tiro da qua, con grande... con... tiro angelico. Non ho neanche la possibilità di effettuare grande caos. Perché non ho modo.
È troppo complicata. Ma dai, ma che è sta Silvia? È OP quella Silvia, non va bene, eh. Qualcuno qui? Nessuno, tutti quanti su me li fanno dai giocatori. Io cambio, ma se non me li porta giù è inutile. È inutile giocare così. Ma siccome la palla la voglio bloccare e non respingere, che è una fregatura, spreco un po' di punti in più. Spreco un po' di punti in più. Il portiere è imbattibile. Vai. Tiro dal genere. Pure mo, ancora. Ma quante volte, quanti ce n'ha di punti questa? Quanti punti ha? È peggio dell'ogre. Il portiere è imbattibile. È peggio dell'ogre Academy sta squadra. Non è possibile. Forza, difesa. Non può essere. Avevo già passato il gioco, perché non registra subito la mia azione? Non va bene. Sì, vabbè, questi rubano palla. Un po' troppo facilmente rubano palla questi, eh. Non si passa. E basta. Cavolo, ogni tanto pure a me fate fa qualcosa, no? La difesa è impenetrabile. Beh, upla. Aroma maleante. Niente, non. La difesa è impeccabile. Il primo tempo è quasi. A me fa arrabbiare sta cosa che la palla anche in volo te la blocca. Io non capisco. Non riesco a capire qual è il problema. La difesa è impeccabile. Difesa, forza, difesa. Dove corri? Sì, difesa. Dove corro? Non sarebbe a dito corro. Mi sarebbe di no. Eh certo, perché la prima non andava bene. Ci voleva quella più potente di tutte, la 2. Ah, che partita impossibile. Ah. Un tiro del genere. Ecco. Mano. Insuperabile. Il portiere l'ha parata. Sì. Andiamo. Vai. Bello. E bravo. Vai. Difesa. Andiamo. Chi era Frodite? Bello e bravo. Che c'entrava in quel momento? Andiamo. Difesa. Come? Perché? Era più vicino alla palla. Era più vicino. È impossibile che para tutto. E non si finisce mai i punti. Difesa. Guarda. Beh, almeno stavolta. Almeno questa. La difesa è impeccabile. Ora, vai. Vai con palla di fuoco. Beacons. Claudio Bacon, come si chiama in italiano? Claudio Pancetta. No, no, no. No, 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 non ce la fai. Com'è possibile? Non è fattibile una cosa del genere. Ti prego, ti prego, ti prego. Sì, vai Lancer. Vai Bash. Sì, vabbè, la voce lascia perde. Meno parli meglio è. Ti distruggo ora. Te la buco sta mano. Eccolo. Eccolo. Chi è? Vediamo un po' se riusciamo a fare gol prima. Vediamo un po'. Dai che devo uscire, dai, su.
portiere. Ragioniamo un attimo. Ora avete visto che non ha consumato punti? Io fino a un certo punto posso capirlo. Ma solo fino a un certo. Comunque sia, se neanche con grande caos riusciamo a segnare, che è una tecnica fortissima comunque sia, vuol dire che è impossibile. Vuol dire che qualcosa non quadra. Ci vuole qualcosa di davvero potente. Ma cosa? Cosa? Iniziamo un po' sti tempi supplementari. Siamo giunti ai tempi supplementari. Bella roba. Solo una volta mi era successo. È un po' lontano, ma non fa nulla. Se deve segnare, segna. Se non deve segnare, non segna. È inutile sta a provare a tirare da vicino. Se deve segnare, segna. L'abbiamo visto prima. Non deve segnare effettivamente. Sembra che nessuno voglia darsi per vinto. All'ultimo, sì. Grande Sean. Meno male che è sceso. Meno male che è sceso. Se neanche questo segna, non so cosa fare. Non è possibile. Non è possibile una cosa del genere. Mano di luce! Neanche con mano di luce? Andiamo, vai! No, allora qui c'è qualcosa che non va davvero. C'è qualcosa che non va. Ma al solito quando è carico, che succede? Me la blocca. Ecco il fischio finale dell'arbitro. Si deciderà tutto ai calci di rigore. Quindi va a culo praticamente. Non so come funziona qua. Scegli direzione super calcio e calcio controllato. Scegli direzione. Non è scegli direzione. Non è vero. Madonna. Ce l'ha proprio schiaffata proprio di prepotenza. Ma così in alto? Lo senti il fuoco, vermiciattolo? Speriamo. Ora tocca a Nelly. Il portiere l'ha parata. Calmi. Rete! Sono imprendibile come il vento. Ci siamo, signore e signori. Ultimo tiro. Il portiere. Champions, my friend. Allora, forse non sarò in grado di segnare a una squadra di ragazze, ma di certo l'ho comunque battuta. Che poi sinceramente, che siano ragazzi o maschi, non fa alcuna differenza per me.